le rive del fiume Adige sorge una città dalla storia millenaria, frutto di innumerevoli stratificazioni e fiorita in maniera decisiva sotto la signoria della famiglia Scaligera tra il secolo XIII e XIV. È Verona. La sua nascita ha però origini antichissime. La storia di Verona ha origine proprio sulla sommità di questa collina dove ci troviamo ora, fra il IX e l'VIII secolo avanti Cristo, con l'installazione di un piccolo villaggio proprio in cima al colle. Un villaggio che probabilmente controllava dall'alto il guado sul fiume che ora è dietro di noi. È proprio su questo colle che nasce la città, è la culla della città e per questo ha un altissimo valore simbolico. Diverse furono le popolazioni a cui si ascrivono oggi le origini di Verona, dagli Euganei ai Reti, dagli Etruschi ai Galli e ai Veneti. La città vera e propria, cioè l'impianto urbano, fu però fondato dai Romani, agli inizi del primo secolo avanti Cristo, proprio sulla sommità di questo colle, che con ogni probabilità i Romani anche difesero tramite mura. Solo successivamente decisero di ampliare l'impianto urbano trasferendolo oltre il fiume, sulla riva destra, perché su questo colle non c'era più lo spazio sufficiente per accogliere tutte le funzioni che erano necessarie per una città che stava diventando sempre più grande e sempre più importante. Ottenuta da Giulio Cesare la cittadinanza romana nel 49 a.C., Verona diventa ben presto municipium romano, potendosi fregiare del titolo di res publica Veronesium. Da quel momento inizia la costruzione di edifici che ne avrebbero segnato la storia anche nei millenni a venire. È proprio grazie alla sua architettura e alla sua struttura urbana, frutto di 2000 anni di sviluppo, che nel 2000 Verona è stata inserita nella lista dei patrimoni UNESCO. In rapporto con le motivazioni dell'inserimento della città nella lista UNESCO, i luoghi rilevanti per la fondazione della città di Verona sono sicuramente le mura che diedero alla città un perimetro, un limite, le porte che rappresentavano in qualche modo l'idea di città, il foro, che corrisponde all'attuale Piazza delle Erbe, e solo successivamente i grandiosi edifici da spettacolo, come il teatro in cui ci troviamo ora o l'arena che è universalmente conosciuta. Il teatro romano rappresenta la prova del prestigio e della centralità all'interno della civiltà romana acquisita dalla città di Verona. Dopo la costruzione dell'impianto urbano sulla riva destra del fiume e quindi appunto la realizzazione del foro, delle strutture principali della città, i Romani decisero di dotarla di un grandioso e splendido edificio teatrale. Un complesso vastissimo che occupava tutta questa collina, quindi partendo dalla riva del fiume fino alla sommità, con una serie di terrazze collegate da scalinate. Questa costruzione venne realizzata probabilmente in un tempo abbastanza lungo. Non conosciamo la data esatta di inaugurazione del teatro, ma siamo certi che si trattasse dell'epoca dell'imperatore Augusto. Un'epoca in cui non solo a Verona ma anche in tante altre città dell'Italia settentrionale vennero costruiti teatri. Erano il luogo in cui la società cittadina si ritrovava, si riconosceva e in qualche modo vedeva rappresentate pienamente le proprie strutture gerarchiche, perché i teatri ospitavano le statue degli imperatori, le statue dei membri della casata imperiale, quindi servivano proprio a collegare il centro del potere con la periferia. Il monumento più celebre è però senza dubbio l'Arena, il terzo anfiteatro romano per dimensioni, ma il meglio conservato. Verso la metà del primo secolo d.C., i Romani decisero di dotare la città anche di un altro tipo di edificio, cioè l'anfiteatro, quella che oggi si chiama Arena.
è il secondo grande edificio da spettacolo della città, destinato a spettacoli diversi rispetto al teatro. Gli spettacoli che prevedevano le cacce contro animali esotici o animali feroci, oppure i combattimenti fra gladiatori. Notevole fu l'importanza strategica che in epoca romana assunse la città di Verona. Le realizzazioni romane a Verona, appunto il teatro accanto al quale poi fu costruito un teatro piccolo, un Odeon, e il grandissimo anfiteatro, ci dicono che i romani volevano usarla in un certo senso come città di rappresentanza. Una città che esprimeva il potere della civiltà di Roma. Questo perché? Perché Verona era una porta verso l'Italia, come lo è stata per moltissimo tempo. Era praticamente l'ingresso in Italia per i popoli del nord, perché è direttamente collegata alla strada lungo l'Adige. Era poi situata lungo la via Postumia che da Aquileia portava a Genova e rivestiva quindi un importante significato militare, cosa che ha mantenuto nel tempo. Verona, soprattutto nell'epoca tardoromana, è diventata una piazza forte e una delle fondamentali motivazioni per l'inserimento nella lista UNESCO è stata proprio il fatto che presenta una serie di cinte murarie che si evolvono nel tempo di notevolissima importanza. Ulteriore testimonianza della gloria romana della città di Verona è rappresentata dalle porte cittadine. La cosiddetta Porta Leoni, che è nella zona di via Cappello, e i portoni Borsari o Borsari, che erano in realtà in epoca romana la Porta Iovia, la porta principale della città e dedicata al dio più importante del Pantheon romano, Giove appunto. I fatti della conservazione nel tempo hanno voluto che di Porta Leoni si conservasse una parte della facciata verso la città, mentre di Porta Borsari si è conservata la facciata verso l'esterno. Quindi abbiamo in un certo senso la fortuna di poter leggere le due versioni di una porta romana nella stessa città. Sede di un prestigioso museo, il Castelvecchio, è invece il simbolo più alto del potere della signoria scaligera. Costruito dalla famiglia della Scala nel 300, questo castello doveva essere un baluardo, aveva proprio lo scopo di difendere gli interessi di questa famiglia da eventuali tumulti che si fossero realizzati in città, al punto che fu collegato tramite un ponte, il ponte Scaligero o ponte di Castelvecchio, con i terreni che stavano oltre il fiume, in modo da avere una pronta via di fuga nel caso in cui qualche appartenente alla famiglia avesse dovuto lasciare di gran carriera la città. L'eco del mito di Verona non è tuttavia sfuggito a grandi poeti e scrittori. Tra questi, William Shakespeare, il quale trovò un modo unico per rendere immortale questa città. Luogo estremamente commovente che attrae l'attenzione dei visitatori è il luogo in cui si identifica il sarcofago che dovette contenere i corpi dei due giovani, cioè la cosiddetta tomba di Giulietta, oggi inserita all'interno del Museo degli Affreschi, recentemente rinnovato e con bellissime opere d'arte. Questo sarcofago, che è con ogni probabilità un sarcofago alto medievale, da subito suscitò una certa venerazione. Già nel 500-600 si tendeva a identificare in questo sarcofago la tomba di questi personaggi che da mitologici in un certo senso sono diventati sempre più reali. È un luogo commovente
che in qualche modo alimenta, come l'altro, la casa di Giulietta, il mito di Verona, città dell'amore. Non secondaria è tuttavia la bellezza e l'importanza delle chiese cittadine, baluardi della fede e sedi di autentiche meraviglie artistiche. Fra questi ce ne sono due che sono al di fuori del primo impianto romano della città, che sono la Basilica di San Zeno e la Chiesa di San Fermo Maggiore, che sono veramente notevolissimi dal punto di vista della bellezza delle opere d'arte che conservano. Gli oltre 2000 anni di storia di Verona, ancora oggi, ci offrono lungo le sponde dell'Adige, come nei vicoli cittadini, uno spettacolo di rara magnificenza, una ricchezza destinata a splendere anche nei secoli a venire.